In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?» «Farò così», disse: «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, domenica 31 di luglio 2022. Tante volte abbiamo ascoltato la parola di San Paolo quando dice appunto che Gesù è l'unico mediatore tra il cielo e la terra. E qui invece nostro Signore dice che lui non è né giudice e neanche mediatore. Quindi c'è un po' un conflitto nelle due attribuzioni. Ma la Bibbia è proprio così, nel senso che noi non dobbiamo molte volte decifrarne il testo nella sua letteralità, ma bensì va compreso in una maniera molto più grande e molto più ascetica, non quello che viene scritto o che ci possiamo perdere in una parola, perché possiamo trovare nell'Antico Testamento delle cose e più avanti troviamo letteralmente il contrario. Quindi la Bibbia è quel libro sacro, anche storico, ma soprattutto mistico, in cui vi è naturalmente, anche con tutte le difficoltà del caso, vi è da comprendere che una parola può avere un significato in un momento e averne un altro completamente diverso in un altro. Quindi, come dire, il buon San Paolo probabilmente può intendere la mediazione di Gesù con una sua eccezione, ma allo stesso tempo Gesù stesso non si dice né giudice e neanche colui che fa da mediatore. Quindi di conseguenza tutto quello che succede sulla terra, che naturalmente è in visione della vita eterna, come dice appunto anche il Vangelo di oggi, ma il nostro Signore più che essere il mediatore è sicuramente quella divinità, quel Dio che ci vuole dare la possibilità attraverso le nostre opere di poter arrivare a quelle che sono le vere grazie. Quindi molte volte non è tanto perché noi abbiamo recitato bene una preghiera, abbiamo fatto bene un rosario, abbiamo fatto delle rinunce che poi la grazia arriva. La grazia arriva in base a quello che è il nostro modo di essere, cioè il nostro comportamento. Poi è anche vero, molte volte arrivano delle grazie, lo Spirito arriva anche a persone, come è successo nel Nuovo Testamento, che non erano neanche consci di ricevere lo Spirito Santo. Quindi di conseguenza, ecco questo quello che ci lascia il preziosissimo sangue, il testamento di questo mese, che dobbiamo vedere la Bibbia veramente sotto un altro punto di vista e non stare a perderci in una parola, perché poi quella parola ci farà perdere tutto il contesto, perché molte volte appunto può avere un significato completamente diverso. Per il santo dimenticato di oggi la scelta ricade sul San Fabio il Vessillifero, che uno può dire: ma che cosa vuol dire Vessillifero? In realtà questo nome ce l'ha solamente lui nel martiriologio, quindi diciamo che è un'eccezione. Ma cosa succede? Succede che Fabio è appunto l'unico santo con questo nome nel calendario ufficiale cattolico, e nel 303 o 304, mentre c'è la persecuzione anticristiana indetta dall'imperatore Diocleziano, il preside romano della Mauritania convocò un'assemblea presso Cesarea, e proprio in quell'occasione si sarebbe svolto un qualcosa di particolare.
Fabio viene incaricato di portare il vessillo del governatore. Poiché però la cerimonia aveva un carattere pagano, Fabio dice: no, mi dispiace, io questo non lo faccio. Che cosa succede? Fabio viene condannato a morte. Ma succede qualcosa ancora più eclatante, perché siccome non volevano, che una volta il martirio era anche molto celebrato, quindi loro prendevano i corpi, questi cristiani, e gli davano non solo una degna sepoltura, ma anche un culto mica da ridere, allora fanno una cosa: prendono il corpo e dividono la testa dal resto del corpo. Lo buttano in mare perché non vogliono che ci sia questo culto, ma succede qualcosa di veramente incredibile. Il mare riconsegna tutti e due i pezzi, così che i cristiani possano avere la possibilità di dare una degna sepoltura a Fabio. Quindi, che cosa dire? Una storia come questa è un miracolo, in cui veramente il nostro Signore dà quel tributo che era ai tempi veramente molto molto alto. Noi oggi non siamo neanche capaci di portare la parola di Dio perché ci vergogniamo davanti al pubblico, quindi. Eppure in questa narrazione San Fabio il Vessillifero ci dà una grande testimonianza e ci dice: attenzione, qualunque cosa tu faccia per Dio, anche dare la vita, su questa terra ci sarà una testimonianza. Quindi l'unica cosa che possiamo chiedere a San Fabio oggi è che veramente, più che congiungere la testa al resto del corpo, che ci faccia congiungere la testa al nostro cuore e veramente vivere per il nostro Dio. E allora niente ci separerà.